Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Paolo Rosato, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Senti la chitarra di Beppe Maniglia come risuonano i vortici. Ma perché Beppe Maniglia non è diventato uno dei chitarristi più famosi del mondo? Ma veramente non ho questo dubbio. Perché mi risulta che sono molto conosciuto in tutto il mondo. Ho venduto milioni di dischi, perciò solo che non sono mai stato pubblicizzato, anche perché io non mi sono mai legato a nessuno. Ma io poi vengo da un'epoca che non era tanto facile farsi conoscere come adesso. Adesso c'è le televisioni, i giornali, una volta c'erano però poca roba. Però del resto sono stato fortunato, perché anche il Resto del Carlino, tutti i giornali del mondo hanno scritto su di me, anche in Inghilterra, in Francia. La domanda sulla grandezza mancata, almeno per lo Star System, di Giuseppe Fuggi, in arte Maniglia, la prendiamo volentieri in prestito dall'ispettore Coliandro. Minchia, direbbe lui, le domande sono coltelli. Perché oltretutto Maniglia è sparito improvvisamente dalla vita dei bolognesi? Ce lo racconta Beppe stesso, con una cavalcata, nella prateria dei ricordi degna dei suoi amatissimi indiani d'America. Far capire il fenomeno di cultura e costume a chi non ne ha mai sentito parlare sarà la nostra missione, ma basti ricordare che fino a qualche anno fa lo trovavi sempre lì Beppe Maniglia, con la sua chitarra elettrica, i suoi amplificatori e l'Harley Davidson come il destriero di Lancillotto. Gile di pelle, muscoli contratti dalle note, Beppe spuntava a malapena dal nugolo di appassionati che lo ascoltavano mentre pizzicava le sue corde, e facevi certe volte fatica a individuarlo pure alzandoti sulle punte dei piedi. Un mito dell'arte di strada, un brand del cuore per chi sin da bambino lo vedeva suonare a petto in fuori con zero gradi. Ma a un certo punto, la sordina. Cosa è successo? Cosa fa oggi? Le domande sono coltelli che su di lui però rimbalzano, perché è Beppe Maniglia. Del resto l'epica monta fin dalla nascita. Sono bolognese, lo prometto. Mio padre era un artista, un vero artista, e suonava a Cluj, che è la capitale della Transilvania, in Romania. E quindi io sono nato durante la guerra, in quel periodo. E quindi sono stato fortunato, perché anche mia madre era una pianista, di lirica logicamente, e quindi mi è venuta la passione per forza. Ho seguito i miei genitori con fortuna e mi sono messo a suonare fin da giovane. All'inizio suonavo nei night club, suonavo con varie orchestre come si usava a quei tempi, fin quando non ho avuto la voglia di cambiare e di fare qualcosa di diverso, di mio. E quindi ho pensato di far ascoltare la mia musica in una maniera differente. Dico, prendo una grossa moto, l'Harley Davidson logicamente, che ero appassionato, e la trasformo in un'orchestra viaggiante, e basta. Così è cominciata la mia carriera. Il successo quindi arriva presto e salta dalla Romagna a Piazza del Nettuno. C'è chi lo ricorda, prima di tutto, a far esplodere Bull dell'Acqua. Ho pensato, dico, voglio fare qualcosa per stupire la gente, per farla divertire e anche per guadagnare, logicamente. E quindi ho pensato di far scoppiare la borsa dell'acqua calda. Perciò ho iniziato in questa maniera qui. Ho preso la borsa dell'acqua calda che avevo in casa, che aveva avuto 20 anni, era marcia si può dire, e ho provato a gonfiarla. Dico, beh, è facile, è scoppiata subito. Ma la sera, quando invece sono andato per cercare di far scoppiare la borsa d'acqua calda nuova, mi sono trovato un po' in difficoltà, un po' preso di contropiede. Allora cosa ho fatto? Sono andato finché non è scoppiata, e da lì è nata la mia fortuna, perché dopo ne ho fatte scoppiare delle tonnellate. I miei polmoni andavano benissimo. E c'è chi invece ha comprato prima la cassetta e poi il CD con dentro pezzi che sono patrimonio UNESCO della tradizione bolognese. Fin dagli anni Ottanta, appena ho cominciato, la gente è rimasta sbalordita, ha detto, ma chi è questo qui che suona in mezzo alla strada, che non succede da mille anni? E allora mi hanno anche arrestato.
I vigili mi hanno arrestato anche perché li ho malmenati qualcuno, perché venivano lì a rompermi le scatole mentre suonavo, e mi ha messo un paio di giorni a San Giovanni Monte. Poi dopo, quando sono uscito, mi ha chiamato il comandante dei vigili, mi ha detto va bene, suona, fai quello che vuoi. E da lì ho cominciato. Il mio nome è nato molto tempo fa, quando ero ancora un ragazzino, siccome io suono la chitarra in maniera particolare e uso una leva per fare certi effetti, che l'abbiamo chiamato maniglia, e io suonando sempre con questa leva in mano mi hanno detto Beppe Maniglia. E poi quel tocco sognante ha scomodato paragoni con grandi chitarristi della storia del rock. Allora c'era un complesso fantastico che si chiamavano gli Shadow e suonavano la chitarra, cosa che non fa quasi nessuno, perché tutti improvvisano, fanno delle cose e cantano. Quindi io non cantavo, non mi piaceva, e quindi mi piaceva suonare, e ho preso parecchio spunto con gli Shadows, non facendo mai la loro musica, anzi un brano solo che si chiama Apache è stato un successo che mi porta dietro da allora, tutta la vita. Beh, suona Apache, va bene, suona Apache, però la musica che io faccio è tutta la musica mia, io non faccio musica di altre persone, non faccio cover o faccio roba del genere. Arrivano quindi la notorietà, la televisione, i VIP in incognito che vanno ad acquistare i suoi dischi, guadagna decine e decine di milioni di lire all'anno, ma quasi tutto lo sperpera tra lanci senza rete, imprenditoriali e follie da rocker. Subito mi hanno cominciato a chiamare dappertutto, in tutte le trasmissioni che c'erano a quei tempi. Per esempio sono andato anche, c'era la Cicciolina, mi ricordo, andai alla televisione, che poi la prese Berlusconi, io andai là parecchie volte, e poi dopo con la Raffaella Carrà ho fatto un gran successo con la Raffaella Carrà, Canale 5. Mi hanno detto che io poi ho saputo questa cosa su Bruce Springsteen, non so come l'ho detto perché io sono bolognese, e perciò mi hanno detto che questo personaggio famoso mondiale ha ascoltato la mia musica dall'hotel dove era alloggiato, il Baglioni, venne giù e comprò un disco di Beppe Maniglia, e io credo che l'abbia ascoltato mille volte. A un certo punto qualcosa si rompe, siamo nel 2016 e il cielo diventa scuro sopra il Nettuno. Per andare in piazza, col permesso, facevo un pezzo di Via Indipendenza o un pezzo di strada di Via Ugo Bassi, e quindi ogni volta mi facevano 700-1000 euro di multa, tutte le volte, tutti i sabati, tutte le domeniche, e logicamente venivano anche i vigili poi a dirmi: guarda qui, dico, scusate, lasciatemi in pace per favore, perché sennò io vi prendo schifoni, state attenti, state molto lontani. Allora loro cosa hanno fatto i vigili? Pian pianino hanno accumulato delle barriere, quelle che si usano durante le manifestazioni. Io le vedevo lì di fianco a me, ma cosa sono queste barriere? A un certo momento mi hanno transenato tutto, e mi hanno chiuso dentro, e poi hanno fatto di tutto, hanno chiamato il carro attrezzi, mi hanno voluto caricare la moto, mi hanno fatto di tutti i colori, e quindi ho perso il lavoro, ho perso tutto. Sono arrivato già da 6 anni che non lavoro, e potete immaginare le conseguenze: senza lavoro si mangia poco, e infatti io, ecco perché sono in perfetta forma, perché ho perso il lavoro. Insomma, nella testa di Beppe cominciano ad addensarsi nubi e pensieri come quello di essere un bersaglio. I giorni dopo l'allontanamento sono i più duri, fanno da sfondo le cause con il comune, che Beppe peraltro vince, e c'è una vita da ricostruire. Certo che il comune ce l'aveva con me, uno perché io sono apolitico, non sono certo comunista, e perciò è logico che ce l'avessero con me. Io cosa ho fatto del resto? Io suonavo, intrattenevo la gente, trovavo la scusa che era forte, che non era vero, perché io ho anche l'apparecchio per misurare i dB, quindi io ero nelle regole assolute. Loro mi hanno accusato, ho fatto 4 o 5 processi, che anche il resto del Carlino poi gli esiti dei processi li ha sempre resi noti, e li ho sempre vinti tutti.
Però con tutto questo il lavoro non mi è stato più ridato, quindi io sono rimasto senza lavoro. È già 6 anni che io non faccio una nota e mi dispiace molto, perché la Piazza Maggiore era, diciamo, era 40 anni che stavo lì, era tutto per me. Io ho fatto tutti i sacrifici che l'ho fatti per stare in Piazza Maggiore, per la gente, e non ho guardato spese. Loro però hanno guardato che gli davo fastidio e quindi ho perso il lavoro. Grazie, grazie al Comune di Bologna, grazie mille. Nel 2022 questa è la vita di Beppe Maniglia. La mia vita sicuramente sarebbe piacevole se avessi il lavoro. E quindi il mio sogno era abitare in mezzo alla natura, quindi ho avuto la fortuna di trovare un posto meraviglioso che è il campeggio di Bologna, l'hotel camping si chiama a Bologna, e quindi mi hanno, si può dire, regalato un posto meraviglioso in mezzo agli alberi dietro la fiera di Bologna. Sono stati gentilissimi, io penso di essere l'unico ad aver avuto questo privilegio, e quindi io li ringrazio pubblicamente. E poi dopo la mia vita come si svolge? Si svolge che studio, si svolge male, perché la mia vita era improntata sulla musica, sul lavoro. Ho sempre lavorato nella musica, sempre andato in giro per il mondo. Poi dopo ho costruito una fabbrica, ho fatto delle cose da pazzi che soltanto io potevo farle, e mi sono ancora rovinato di più, ho speso tutti i miei soldi e adesso vivo con la mia pensioncina che è meno di 6.000 euro al mese, 600, adesso con questo euro qui ci capisco più niente, 600 euro al mese, ma però sto bene, ho la salute, ho tutto, ho una donna meravigliosa che mi accompagna, quindi cosa voglio di più della vita? Beh, quello che mi piacerebbe fare adesso è mettere in pratica, ho scritto 2 opere musicali, ma opere nel vero senso della parola, con l'orchestra del Teatro Comunale, e quindi con i coristi del maestro Abbado, quando venne a Bologna le ho utilizzati per queste opere che io ho pensato che un giorno, dico, sarò, non potrò sempre suonare delle canzonette o delle cose così, voglio fare una cosa di importante, che così un giorno io posso andare in teatro, posso andare in teatro e quindi finisco la mia vita in questa maniera. E allora con queste opere meravigliose presto spero di poterle mettere in teatro e quindi farle ascoltare alla gente. Sono fantastiche. Quando vedrete il mio nome sui cartelloni, venite e vi accoglierò con della bella musica, unica e inconfondibile, la musica di Beppe Maniglia. A contorno, non secondaria, c'è infine la politica. Resta storico il tentativo nel 2008 da parte di Maniglia di candidarsi a sindaco. Una campagna elettorale con tanti spunti e numerose provocazioni, ma alla fine alcune irregolarità lo stoppano. Il mio approccio della politica del giorno d'oggi non è, posso dire che è un approccio, perché non mi interesso più. Ho provato, dico, voglio fare. Mi hanno detto, perché Beppe Maniglia non fa il sindaco a Bologna? E mi hanno convinto a provare a eleggermi. Ho avuto parecchie idee buone, però a un certo momento ho avuto paura. Dico, no, meglio che lasci perdere, perché ho ricevuto minacce molto importanti. E allora io cosa ho fatto? Ho rinunciato. Volevo fare il mare in piazza, volevo fare delle opere che erano sicuramente in tutto il mondo l'avrebbero riconosciute, volevo fare delle cose belle, volevo fare del bene ai miei cittadini, e non ci sono riuscito. E allora ho detto basta con la politica, basta con tutto, io penso alla mia musica, penso alle mie cose. Sono andato su in comune per incontrare Lepore, ho incontrato la sua segretario, ho detto, ascolta, dia Lepore per favore che è venuto Beppe Maniglia, vorrei riprendere a suonare e vedere se è d'accordo o se mi dà delle regole diverse da come erano prima, ma non ho più ricevuto risposta. Ma qual è l'angolo segreto a Bologna di Beppe Maniglia? Io fin da ragazzo
ho sempre abitato in piazza, in centro, in via Draperie, e vicino all'osteria, l'Osteria del Sole, è un posto che vado spesso perché sono gente simpatica e ci si riunisce in tante persone, si beve un bicchieretto di vino e risolvi la tua giornata. Quindi sono contento. È un po' un angolo di Bologna che avrà 200 anni, quindi io l'ho trovata che avevo 10, si può dire, abitavo sopra di loro, quindi tutta la vita che vado lì all'Osteria del Sole. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.